possibilità di aggregazione sulle, come dire, sulle deprimi. Le librerie vanno via. È evidente poi dopo c'è non c'è più nulla, ma dopo c'era, basta venire la sera alle 6. La sera alle 6 il centro di Empoli si svuota. Andate invece a vedere il centro commerciale, che succede la sera alle 6. È lì che c'è la socialità. E quindi è lì che bisogna intervenire, bisogna riportare dei servizi o lasciare i servizi. Per esempio, per quanto mi riguarda, io sarei perché la zona del cinema Aristano, una volta per tutti, si decidesse, siccome il cinema Aristano, non so quanti lo sanno, è di comune, Cinema La Perla, scusate, via De Neri, fu fatto un acquisto. Allora bisogna pensare a come fare a liberare la zona di Piazza del Popolo, io sarei perché il comune fosse localizzato addirittura a Serravalle, ho questa idea. Voi lo sapete, il comune per metà è dell'amministrazione comunale e per metà si paga un affitto? Lo sa quasi nessuno. Per me è una cosa scandalosa. Allora voglio dire, se noi in centro trovassimo una colluazione diversa del comune e nella zona dove c'è la ragioneria di comune, il palazzo quello di stile fascista e c'è Piazza del Popolo, lì ci si vorrebbe ricostruire il Teatro Salvini e mettere tutta una serie, il famoso Teatro Salvini, che era famoso all'inizio del secolo perché le compagnie passavano da Empoli, se avevano un buon successo a Empoli, avevano un buon successo dappertutto, perché sembra ci fosse una buona cultura da questo punto di vista, non siamo proprio dei deciuchi come voglio far credere. In quella zona lì bisogna farci la cittadella della cultura, ma si è detto mille volte, ma se tutte le volte ci si ferma, all'ospedale vecchio ci ho sentito cambiare 844 opzioni. Si vuole o no che la zona di via De Neri diventi il teatro comunale e magari si riopera la zona della ragioneria pensando in comune un'altra parte? Si vuole o no fare una prospettiva che poi dia lavoro magari anche all'azienda? Io dice, ma te tu pensi sempre in grande, ma allora stiamo come siamo. Allora, se te tu avessi il teatro, tu avessi dei lavoratori teatrali che stanno in quella zona lì, invece andare a collocare tutto, perché ogni tanto queste cose vengono collocate ai mercato ortofrutticolo d'anno, ci avete mai fatto altro, no? Lavoratori, mercato ortofrutticolo, un bel ripà, mercato ortofrutticolo. Tra poco c'è più roba al mercato ortofrutticolo che tutte. Io, per esempio, sul teatro penso andrebbe collocato lì, perché è di comune. Ma ve ne rendete conto che vorrei aver comprato un teatro, cinema, teatro, un cristallo, e lasciarlo in gestione perché sostanzialmente ci sa che fa? In 5 anni avete sentito parlare di queste cose? E questo non va bene. Fai per discutere la città, ci vuole 5 anni per decidere, coinvolgi, non si ragiona di nulla. Non si ragiona di nulla, non c'è un dibattito in questa città. Ogni tanto riviene fuori sui giornali, teatro, non c'è bisogno di mega teatro da localizzare, c'è bisogno di recuperare gli spazi in centro. Allora, se in centro è la questione della coppa in centro. Ma quante volte le vostre associazioni di categoria pensa all'offre del centro, ma hanno fatto di quella scemata che era meglio rifare la coppa dai centro. Ma siete proprio convinti fosse una gran trovata togliere la coppa dai centro? No. Però ve l'hanno fatta levare, perché il mio amico Bartolese, ancora una volta, quando venne la prima volta e mi disse se apre la coppa, però la coppa deve chiudere quella via della Repubblica, poi tornò dopo una settimana portato per gli orecchi da Azimuth, che gli disse, ora tu gli dici e la coppa ci va lasciata. Perché è chiaro, vi immaginate voi i negozi di Azimuth, se non avesse, dov'è Azimuth e anche gli altri, se non ci fosse la coppa lì? Allora le cose le ha fatte pensando, non si può essere ideologici in questo, bisogna levare la coppa dal centro. La coppa dal centro vuol dire servizi per tutta una serie di persone anziane che magari senza la coppa poi vanno, cercando di andare a vivere magari dai figlioli, è stata un'altra parte perché non campa più. Ecco, questo vuol dire la viva del centro. Io 2 o 3 idee mi guardo a averle dette, ma di sicuro bisognerebbe ragionare tutti insieme. Certo, se si fa il consiglio comunale o il presidente del consiglio che fa il furbo, però abbiamo una denuncia del presidente del consiglio. Presidente del Consiglio Gianni Cera, abbiamo una denuncia perché noi volevamo parlare delle cose e lui ci faceva sempre tarocchi. Non c'è stata mai la possibilità, non di fare consigli comunali in cui si parla dei massimi sistemi non si viene mai in dubbio. Noi ci abbiamo un'idea, ecco perché vogliamo amministrare questa città, perché abbiamo un'idea su un po' tutto, perché non si può solo parlare dei massimi sistemi, si deve parlare di commercio, si deve parlare delle attività. Noi a Empoli dov'è che possiamo migliorare? Certo, Piazza della Vittoria secondo me funziona, cioè infine. Ci avete mai fatto caso che il Bar Azzurro è rinato da quando il Vinegar è andato lì? Cioè, questa cosa non ci avete mai pensato. Il Bar Azzurro era un bar che vendeva solo biglietti per gli autobus. Da quando il Vinegar è aperto lì, il Bar Azzurro è rinato. Perché poi tu fa un po' l'attrattivo. In quell'angolo lì, Bar Cristallo, Vinegar, è una questione da attrarre gente. Allora, se la nostra città tornasse a poter essere, pensate al Bar Vittoria. Erano delle bestie quando si aveva rifatta piazza. Io penso ci abbia guadagnato con qui marciapiede. Un bar che, voglio dire, sostanzialmente campa delle pizze e fa Paolino, io me la metterei tanto. Allora, non bisogna avere lungimiranza. Non si può sempre descrivere il mondo com'è. Bisogna anche vederlo prima il mondo dove va. Questo centro sta morendo perché la gente va via. Va via, allora va a comprare fiori al centro commerciale, anche se li trova peggio. Certo non va via le boccacce.
tra un po' in Viale Boccaccio chiude i negozi, perché gliela stanno facendo scientifica quelli di Viale Boccaccio. Ma lo sapete voi, vogliono fare una viabilità per la quale io vengo da Avane, arrivo a un certo punto, trovo una chiusura e non posso andare a centro a Empoli. Cioè, ma lo sapete nemmeno Einstein all'incontro, no, se c'era andare potenziale. Passando dalla costa. Cioè, se puoi andare se passi dalla costa. E noi gli abbiamo dato le cose alternative. Siccome dice, noi non possiamo permettere che passi dall'ospedale, la gente viene da Vinci. Non gli si è detto un'alternativa? Dalla viabilità di sopra, tu fa in maniera tale quando uno arriva da Vinci possa girare via semaforino, sbaglia una volta, sbaglia due, poi passa dalla parte di là. Ma bloccare Viale Boccaccio a mezzo. Ma i negozi sono lì, che vivono del passaggio della gente. Ma come fanno ad andare avanti? E poi magari l'edicola, tu gli fai anche l'edicola dentro all'ospedale. Quello secondo voi che fa? Oppure l'ultima, vorrei tirare fuori 130 licenze di commercio su delle edicole. Sono stoppati noi, eh. Ma 130 licenze vuol dire che 130 persone, o quelli nuovi, o quelli ci sono, già schiantano. Perché non è un mercato aperto quello dei giornali. I giornali sono quelli. Non è che te tu puoi aprire un bar e tu puoi sperare che venga la gente da fuori. A pigliare giornali la gente li compra a Empoli. Se vengono venduti, fatti 1000 giornali vengono venduti a Empoli, se tu butti fuori 9 licenze, o muore qualcuno e c'è già, o non parte qualcuno ad arrivare. Cioè, come si fanno a vedere queste cose? Ecco, questi sono gli amministratori e i gestitori del commercio. Chi è l'assessore del commercio di questa città? Non lo sa nessuno. Cioè, chi è l'assessore del commercio? Non lo sa nessuno. È il vice sindaco l'assessore del commercio. Non lo sa nessuno. Perché un Dio a nulla, ogni tanto ci viene a dire che il palazzo di esposizione ci verrà fatto un progetto di finanza. Ci ho sentito di tutto, appartamenti, un albergo. Non c'è un'idea, non c'è la volontà di dire, ci si mette a un tavolino e si pensa un'idea. Ecco, questo è il punto, secondo me, dove l'amministrazione, non tutta, lo ripeto, ma quella che conta, poi ha battuto un test. Perché non c'è la voglia di stare a ragionare. Ecco, io su questo mi fermo e ridò la parola, e lo so, è un'iniziativa politica mia, quindi sono di parte, non sono un dibattito, ce ne fossero dibattiti, perché anche su questi temi ci fossero dibattiti, ci sono mai, sono solo iniziative, la nazione ha sbagliato a fare una roba solo il sindaco, che quella è stata una scusa bella e buona per fare campagna elettorale per Luciano Appelli, l'ho anche detto Andreotti, non si fa una roba prendendo spunto da una rubrica che è quella Buongiorno Empoli, dice, ma la rubrica a cui rispondeva il sindaco, certo, era sindaco, se tu mi ami rispondo anch'io, e poi tu fai un'iniziativa, quella a cui io poi sono venuto, c'eravate molti di voi, perché non si fa un dibattito anche sui temi di centro storia? Questo è quello che volevo dire. Poi a me pare che qui la cosa stia andando sempre peggio, sia per il commercio che per il residente. A me mi garberebbe vedere le statistiche delle persone che hanno abbandonato il centro storia negli ultimi anni. Poi bisogna dare lì, qualcuno diceva, anche degli incentivi per poter migliorare la propria abitazione. Questo in generale, perché accade anche da altre parti, non è che bisogna pensare solo al centro storico, perché poi se no uno dice, ma io sto a Corniola che sono figlio della lupa. No, questi sono ragionamenti, però non si può dire che l'amministrazione non può fare nulla. Cioè allora mettiamoci un computer in comune, ci si mette un computer che fa conti, se non si può mai fare nulla, allora non si può fare mai nulla perché non c'è soldi, non si può fare mai nulla perché è colpa del governo Berlusconi, quando va il governo nostri non si sa qual è il problema. Ma che senso ha fare il sindaco a questa maniera? Quando va il governo? Quando sta il governo però non si sapeva che dire. Quasi anzi hai sperato ci fosse l'altro perché almeno si può dire che colpa è Berlusconi. Non si può amministrare una città così. La città si amministra prendendo anche delle responsabilità e facendo delle scelte. A questo giro un pochino di paura li si sta facendo. Rivinceranno. Io però appunto devo andare al ballottaggio. Questa giunta è stata scarsa. È stata una giunta che non esisteva. Non sapevano manco dove fossero le scuole su quali noi li chiamavamo a ribatti. Abbiamo fatto interrogazioni su tutto. Cioè adesso non sapeva nemmeno quale scuola era. All'assessore Girardi mi toccò spiegargliela a me che a Ponzano dietro l'elementare c'è una materna. E glielo potete dire, voglio dire se mi smettisci. Dissi, guarda Girardi, non sto parlando della materna, dietro, se tu prosegui nel vialino c'è una materna.